E ciao ragazzi, qui è Sadbit e benvenuto in questo Let's Play di God of War Ragnarok. Allora, nella scorsa puntata avevamo già una missione da Forse fare. combattono ancora. Sì, alla faccia del miglioramento. Scusatemi un attimo, ragazzi, dovevo fare una cosa. Ecco, fatto. Così abbiamo tutto compreso. Allora, scusatemi la in assenza, ma come vi posso dire, nella scorsa puntata ci eravamo lasciati che con Tyr dobbiamo affrontare un viaggio all'interno, da come voi ben sapete, all'interno del regno degli Elfi Il vento è Scuri. stato forte qui ad Alfheim. No, le tempeste hanno colpito Alfheim molto prima del Fimbulwinter. Fermo. Sento qualcosa là fuori. È grosso. E soffre. Allora, dovremmo andare. Ah, le casse, ragazzi. Cosa senti? Le Sembra una specie famosissime di animale. casse. Come fa a vivere in una tempesta come questa? Ci sono molte grotte sotto al deserto. Non sono molto comode, ma gli Ah. elfi scuri fanno del loro meglio. Molto bene, me lo ricordavo sta cosa. Abbiamo trovato una cassa, ragazzi. Purtroppo me la faccio perché è importantissimo. Dov'è l'ultima? Dov'è l'ultima? Fammi vedere un attimo. L'ultima dov'è? L'ultima dovrebbe stare qui in zona, aspettate un attimo. Possiamo raggiungere quel braciere dall'alto? Mimir ha detto un bracciale dall'alto, e dov'è? Ragazzi, aspetta, sto vedendo. No, questo è il cadavere di un elfo. Aspetta, fatemi andare un attimo qua in esplorazione. Fatemi vedere un attimo. Eccolo, il Tempio della Luce. L'altare di Groa è in cima. Ah, trovato. Kratos, dai. Trovato. E poi ci prendiamo la ricompensa. Occhi da Bifrost. È tutto a posto? Sì, amico. Appena finiamo con queste casse, arriviamo. Mio padre le adora. No, Atreus, in realtà è dal buon vecchio anche God of War 3 e anche tutta la biologia che sono famose ste Molto casse. Ah, bene. salute, perfetto, ottimo. Così andiamo pure avanti. Presumo che da adesso non si dovrebbe più potenziare, guarda. Va bene, approfitto per... Vabbè, rifacciamo il giro e andiamo. Ok, allora, eravamo arrivati nel suo tempio, quindi vediamo un po' che cosa c'è. Ehi. Freyr non è mai tornato ad Alfheim, vero Mimir? No, il destino del suo regno avrà avuto la precedenza. Fratello di Freyr. Sì, lui però è di una stoffa diversa. Ah, stiamo parlando del fratello di Freya. Interessante. Aspetta, gli oggetti me li prendo. C'è una barricata. Cosa sono quelle rocce scintillanti? Pietre crepuscolari. Sono rare, impiegano millenni a formarsi. È splendida, vero? A volte la luce di Alfheim si lega a una roccia, cristallizza e cresce come muschio su un albero caduto. Una vera meraviglia dei nove regni. Ah, riflette, lascio.
Oh, non sapevo che potesse farlo. Nella recinzione c'è un buco. Nella recinzione c'è un buco. Ah, così era. Ingegnoso. Vabbè, era semplice, dai. A destra, in arrivo. Ancora sti topi. Vabbè, non è che sono topi, ma sono io che li chiamo così. Ancora. Occhio a quello che esplode. Oh, Atreus. Che cosa mi combini? Oh, era trabocchetto questo. Un altro poema di Kvasir. Vai. Tu 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 tu. Ah, così per i lenti all'ascia, vabbè. Possiamo ritornare sopra. Allora. Si sale da qua. Il fratello di Freyr. Com'è coinvolto? Molto tempo fa, Freyr dei Vanir giunse ad Alfheim e scoprì una terra bellissima ma devastata dalla guerra. Grazie ai suoi poteri divini, si impegnò a riportare un po' di pace tra gli elfi. Hai raccontato come la pace finì non appena se ne andò? Ci stavo arrivando. Sentito? Oh no. Basta, vi prego. Non è necessario. Non vogliamo farvi male. Non abbiamo scelta. Infatti non abbiamo scelta, come? Abbiamo liberato noi la luce. La luce. Se vi ricordate, ragazzi, questi elfi chiari l'avevano presa inerente al primo God of War, se ve lo ricordate, che l'abbiamo affrontato gli elfi chiari, perché come ben sapete ci sono elfi chiari e elfi scuri. Vi abbiamo aiutato. Atreus, concentrati. Occhio, dai, vai. Dove vai? Dove vai? Ce l'hanno a morte con noi, dopo tutto quello che avevamo fatto nel primo God of War. Che cavolo. Ok, vai. Aspetta, salute. Ci hanno attaccati loro. Quando entreremo sarà anche peggio. Davvero non c'è altro modo. Non è che ci lascino molta scelta. Così dice tuo padre. Sono solo ingenuo, credo. No. Sei solo ottimista. Allora, ho visto che c'è una cassa. Tentiamo di capire dove sono. Allora, una l'ho vista. Ed eccola qua. Ah, ascia, ascia, ascia. Meglio se proseguiamo, fratello. Non penso che abbiamo gli strumenti giusti. Sicuro. Ah, sì, ho capito. Va bene, ho capito, ho capito. Guardate che porta. Andiamo. L'altra volta siamo arrivati dalla cima. Non mi ero accorto che ci fosse tutto questo. È un vecchio portale, costruito per promuovere la cooperazione tra gli elfi. Pare che sia sigillato da molto tempo. Vado prima io. Atreus, dimmi quando sono a metà. Quindi
Che succede ora? Questo sigillo rappresenta l'equilibrio tra i regni quando Freyr era qui. Elfi chiari e scuri, che vivono in armonia. Come ti sembra, Atreus? A posto, credo. Padre, ora vai tu. Sfortunatamente per Alfheim, Freyr non poteva accettare che sua sorella sposasse Odino. Tornò a Vanheim e lasciò questo regno al suo destino. In realtà, gli Aesir gli dettero fuoco quella volta. Il portale avrebbe dovuto aprirsi. Sicuro che sia in equilibrio? Sì, ma il regno non lo è. Non più. Padre, prova a tirare dall'altra parte. Dovevamo soltanto aprire una porta. Sì, sì. Tyr, tu continua a spingere. Ah. Ok, si è aperto. Bravo. I due regni, un equilibrio. Entriamo. Un equilibrio tra i due regni, tra elfi chiari e elfi scuri nei in una trance di Freyr. Interessante. No. Oh no. Cosa ci fa la statua di un elfo scuro qui? Prima della divisione avevano questo aspetto. La divisione? Sì. Gli elfi non sono sempre stati divisi in chiari e scuri. Questa statua rappresenta gli elfi prima della guerra, prima che scoprissero il potere della luce. Vai. Luce solida. Alcune cose. La pietra conferisce un po' di luce alla tua ascia. Davvero utile? È davvero utile, sì. Allora avanziamo. Ragazzi, se vi ricordate, questo punto era bello forte. Non ha senso rovinare la sorpresa. Wow, è la luce. È la luce, sì. Il lago delle anime non è mai stato così instabile. Già, è colpa del Fimbulwinter. Certo, rende la luce instabile. Quindi il fondo del Pozzo di Luce è il Lago delle Anime? Sì. Dopo la creazione dei Nove Regni, le anime cadute iniziarono a radunarsi in queste acque. Quando gli Elfi scoprirono il suo potenziale, costruirono questo tempio per sfruttarne l'energia. Molti diventarono dipendenti dal loro nuovo potere. Così nacquero gli Elfi Chiari. Ah, tutto nasce da una luce. Non lo sapevo nemmeno io. Vabbè, ragazzi, nel primo non è che si dava molta importanza a queste cose. Ragazzi, sto distruggendo per avere moneta, che è importante. Ah, ragazzi, volevo dirvi una cosa comunque. Ho giocato il DLC di God of War Ragnarok. L'ho pure finito, però... Ragazzi, non è che c'è una trama sé per sé. Diciamo che è un roguelike. Roguelike significa una strada. Aspetta, forse ho capito, devo mettermi distante. E vi stavo dicendo. E vi stavo dicendo che purtroppo non penso che ve lo porti a dirsi. È bellissimo, non lo metto in dubbio, ed è anche molto importante, ma purtroppo non penso che ve lo porterò, ragazzi. Ahimè, purtroppo non posso. Vai. Ci credo, Tyr, ma purtroppo dobbiamo proseguire. Già sta durando troppo a lungo questa serie. Lascia che gli parli di nuovo. Potrebbe... Meglio lasciarli fare quello che stanno facendo. Alla tua destra! Aspetta, ma uso un attimo le lame le lame dell'esilio, ragazzi, è l'unico modo, guarda.
Sono forti. Dietro di te, occhio. Questi sono elfi chiari, quelli che avete, come avete già visto, abbiamo già affrontato. Aspettate un attimo, mi devo aggiustare. Ok, vai. Che occhio, aspetta. Una di quelle bombe di luce, occhio! Quanto le odio queste di livello 3, guardate. Dai. Oh! Sono morte, meno male. Beh, buona a sapersi, guarda. Hai capito, Attir? Allora, aspetta, fammi vedere qua che c'è. Kratos, dove stai andando? Da solo un'occhiata ai giri. A volte lo faccio. Veramente curioso. Attir, più che curiosa, mi servono le monete. Lascia perdere proprio questo touché. 200 me passa metri, dai, proseguiamo. È diverso da come lo ricordavo. L'ultima volta era distrutto e ricoperto da roba d'arnia. Questi elfi usano la luce di Alfheim per migliorare il tempio. E senza aiuti esterni. Sembrano molto più pericolosi dell'ultima volta. Quelli erano dei semplici soldati. Proseguendo ne troveremo di più pericolosi. Grande. Se questi elfi usano la luce per costruire porte e diventare più forti, cosa se ne fanno gli elfi scuri? La riportano alla sua fonte. Per loro le risorse naturali di Alfheim sono sacre, ma nessuno lo è quanto la luce stessa. Già, gli elfi chiari pagarono a caro prezzo il loro successo. Dopo la creazione del tempio, il florido deserto di Alfheim diventò una terra arida colpita dalle tempeste. Altra pietra crepuscolare. L'ho visto. Altre immagini poetiche della mente di Kvasir. Stiamo trovando dei libri, ragazzi. Altri elfi chiari. Me ne occupo io. Forse non è una buona idea. No, proprio cocciuto, Tyr. Salve, non vogliamo farvi del male. Tyr, indietro. A sinistra in arrivo. Aspetta, com'era? Madonna, me lo dimentico sempre il tasto per poter accelerare. Accelerare. Bomba di luce, occhio! Alla tua destra! Ah, l'ho visto, aspetta. Cavolo, sto per morire. Dietro! No, la furia non la vuol. Vai. Ok, muorici. Oh, perfetto. Proseguiamo. So perché combattono.
elfi scuri vogliono che le anime nella luce vengano lasciate in pace. Quelli chiari vogliono sfruttarle ancora. Sì, è esattamente così. Ma allora, chi ha ragione? Non è così semplice. E non sta a noi deciderlo. È un conflitto elfico. Ho detto la stessa cosa quando eravamo ad Alfheim. Ok. Hanno creato un sacco di porte di luce. Fortificazioni. Già, non vorrei che gli elfi scuri prendessero il controllo. Aspetta, e qua è a fregarella. Aspetta un attimo. Come la apro quella porta adesso? Oh! Ok, semplice. Eccellente. Ora possiamo proseguire. Ehi, sembra interessante. Dice, mi sa, ho fatto una cazzata. Non dovevamo scendere. Solo si avviava un'altra cosa. Vabbè, comunque abbiamo aperto la porta e quello è l'importante. Dai, proseguiamo. Che mi pare che c'ho ancora 20 e qualcosa. Oh no, gli incubi. Gli incubi, no, 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 no. Ecco. Ma vaffanculo, guarda. Pazienza ragazzi, molta pazienza. Ehi. Vai, vai, e muori. Ok, morto pure quest'altro. Queste cose, quanto le odio. Che fine ha fatto Kvasir? Fatto a pezzi dal suo pubblico. Beh, da uno in particolare. Thor. Fatto a pezzi proprio da Thor, capirai. Quello è fortissimo, ragazzi. Cosa abbiamo constatato nel primo episodio, guardate, davvero. Elfo chiaro a sinistra! Lame. Ragazzi, pure di Sparta perché non ce la faccio. Scusate, io di solito non uso mai la furia di Sparta. Oh! Non me ne frega un cazzo! Oh, perfetto. Ci vediamo dall'altra parte. Oh, Tyr salta bene. Potrebbe fare la scimmia.
Ah, di qua. Ah no, ma noi da qua siamo passati. Ci vediamo dall'altra parte. E noi non possiamo saltare, modestamente. Non possiamo saltare, è un peccato. Scusatemi. Dovevo grattarmi un attimo, scusatemi. No, no. Allora, com'era qua? Ah, così era, che stupido. Allora, tira è andato di qua. Vabbè, andiamo di qua, dai. Diciamo di sì. Arrivo. Aia. Mancano 2 minuti. No, rischio che muoia così. Allora, ammazziamo, come posso dire, questi. Vaffanculo. Ah, che palle, che palle, che due palle. Vabbè, vabbè ragazzi, considerando che mi mancano 2 minuti, è inutile proseguire perché questa cosa la faremo nella prossima puntata. Va bene ragazzi, io il video lo posso pure chiudere qua, vi invito a lasciarmi un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, e qua da Sabit è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.